Cartelli arancioni, proprio come le Marche. È uno slogan che parla chiaro, senza preavviso. Ai circa 150 manifestanti che si sono incontrati domenica al Pincio di Fano, non è affatto piaciuta la decisione del governo di cambiare colore alla nostra regione in poco più di 24 ore, costringendo diverse attività ad abbassare la saracinesca per almeno 15 giorni e a riorganizzarsi in fretta e furia trasporto e consegne a domicilio. Per non parlare di chi è già chiuso da un po' e che vede sempre più lontana la famosa luce in fondo al tunnel. A protestare infatti non c'erano soltanto baristi e ristoratori. A fianco di Ristoritalia c'erano tra gli altri anche titolari di palestre, piscine e discoteche, per un flash mob pacifico ma carico di indignazione che ha invaso il centro storico dopo aver anche invaso la rotatoria a fianco del Pincio, dove i titolari delle attività hanno lanciato il loro grido di dolore attraverso un megafono, distribuendo volantini agli automobilisti di passaggio. Il problema è che il passaggio da zona gialla a zona arancione non è stato soltanto rapido, ma anche tutt'altro che indolore. Basti pensare ai ristoranti che venerdì pomeriggio avevano già fatto la spesa per il pranzo di domenica, poi lo stop imposto dal governo, con buona pace delle dispense e dei soldi spesi per riempirle. Quello che è accaduto è a dir poco inaudito e sgradevole nei confronti della dignità del lavoro di tutti noi, perché abbiamo saputo, come ormai è famosa la cosa, venerdì di una cambio di rotta da zona gialla a zona arancione, con l'ultimo momento notizia da parte del Ministro della Salute che ha chiamato il governatore della regione, e noi tutti abbiamo dovuto fare tirare un freno a mano con acquisti ormai in corsa e una domenica impossibilitata al lavoro. Quindi quello che noi abbiamo dimostrato, quello che stiamo dicendo, è che ormai la consapevolezza del dramma del Covid da mesi e mesi, che sta colpendo gran parte dei cittadini, la conosciamo bene e i protocolli li abbiamo sempre rispettati, ma non è più accettabile che si prosegua in questi termini, e che abbiamo notizie ogni 3x2 giocando un pochino il governo a risico con la dignità al lavoro di tutti noi. Operatori. Cosa chiedete? Noi chiediamo che ci sia un'apertura di dialogo, visto che nessuno ci ha rappresentati fino ad ora, vogliamo essere rappresentati, ci rappresentiamo noi stessi, vogliamo un dialogo per mantenere equilibrato quello che è un aspetto di rispetto della sanità con quello che è il valore economico, perché questa cosa potrebbe perdurare ancora mesi e mesi o anche un anno, quindi noi non possiamo permetterci di mantenere le cose così, ma neanche lo Stato può. Quindi abbiamo già capito tutti fortemente che i locali aperti anche fino alle 22 o alle 23 non creano un danno, ma oltremodo è il contrario, cioè noi diluiamo così la gente e abbiamo monitoraggio, abbiamo censimento, e così è tutto molto più tranquillo e noi veniamo contro al valore della regolatezza, la regolamentazione delle situazioni. È una tutela maggiore.